banche, no? Cioè si cambia da euro a lira e tutti corrono in banca a ritirare i soldi, questo crea un disastro. Ok, swap euros and then you get euros, there's a run on the banks. On the banks, okay? So is that a problem? How will the government deal with the run on the banks? Okay, so what does a run on the banks actually mean? Che cosa significa esattamente questo? Cerchiamo di rispondere prima, cos'è questo assalto alle banche? Quando il governo tassa in lire e comincia anche a spendere in lire, se si hanno degli euro in banca, si continuano ad avere degli euro in banca. Questi non devono essere convertiti. E questa è la mia strategia alla greca, per così dire. Questi euro rimangono euro, e lo stesso varrebbe anche per l'Italia, solo per la Grecia. Non c'è motivo per cui il governo debba convertirli. Le persone che possiedono degli euro improvvisamente si troveranno ad avere bisogno di lire. Quindi, per lo stesso quantitativo di valuta, si potrebbe comprare meno petrolio.
petrolio. Si potrebbe sempre comprare qualunque valuta. You know, when you go shopping in this temple, esempio, quando andate, per esempio, a fare shopping, every 8-year-old kid will take any currency you want. Praticamente, dovunque andate, potete pagare con qualunque valuta vogliate. So it doesn't matter what questo non significa praticamente non importa in quale valuta il petrolio venga apprezzato. Questa è una tattica per spaventare la gente. Ok, allora, bene, bene. Allora, due questioni. Nuova lira, nuova moneta, fiat, come lo Stato onora il debito pubblico interno e il debito pubblico esterno? Honoring public internal and external debt that is still denominated in euro, cioè quel debito, quella parte del debito che ancora rimarrebbe denominata in euro. Quindi ci troviamo con la nuova lira, dobbiamo ancora fare un sacco di debiti in euro, dobbiamo pagare un debito pubblico interno ed esterno, ok? How the state will honor internal and external debt still denominated in euros with the euro? Yes, and that's a political question. Questa è una domanda politica. That's a good question. Ed è un'ottima domanda. That debt. Però questo debito is, for the most part, è in gran parte what I would call non-recourse, quello che io chiamerei non ricorso unsecured, e non assicurato. There is no collateral. Praticamente non c'è una garanzia. The government, vediamo di arrivare a capire cosa vuol dire. The government can change its mind on that debt. Il governo può anche cambiare idea riguardo a questo debito. Legally. Legalmente. And at any time. E in qualunque momento. And we know governments do that throughout history all the time. They default on their debt. Ovviamente i governi nel corso della storia non lo fanno sempre. Alle volte possono anche fare default sul debito. When Greece defaulted on their debt. E se la Grecia facesse default riguardo al proprio debito, per esempio avrebbe potuto succedere il 20 di marzo, la politica internazionale avrebbe potuto fare irruzione in Parlamento e arrestare tutti quanti. La questione quindi che si pone non avrebbero potuto fare irruzione in Parlamento e arrestarli. Non avrebbero potuto, cioè dice provocatoriamente, ma se questi fanno da fuori cosa succede? Arriva la polizia e li arresta tutti? E quando un governo non paga il proprio debito, non possono esserci degli eserciti che invadano il paese per riscuotere questi soldi. In the first instance, in un primo caso, the government is there to serve il governo è presente per servire al bene pubblico. We'll look at the euro debt that's outstanding. E andiamo a vedere quelli che sono ancora i debiti in euro non saldati. And it will decide what policy e si decide quale tipo di politica public purpose possa politica del debito possa servire ad adempiere a scopi pubblici, di interesse pubblico. Its first obligation il primo obbligo a questo punto is to the people of Italy, deve essere nei confronti degli italiani. And it should make decisions accordingly. E le decisioni dovrebbero essere prese di conseguenza. Those decisions would include queste decisioni includerebbero decisions that may, per esempio, help or hurt delle decisioni che potrebbero a contribuire a facilitare il commercio con il resto d'Europa. Se il resto d'Europa stabilisse dei requisiti in merito alla politica commerciale. Ecco, quindi il debito diventa una considerazione importante per quello che significa servire gli obiettivi pubblici delle persone che hanno eletto quel governo. Ok, but how do you technically how do you do it technically? How do you serve debt? How do you honor debt? Oh, the way a government does that. Come lo può fare il governo? It has to sell its own currency. It has to buy the euro to make the payments with its
deve comprare euro con la propria valuta per poter realizzare questi pagamenti. The same way, lo stesso modo in cui nei paesi europei compravano i dollari come parte della propria politica commerciale. Si comprerebbero degli euro come parte della politica nazionale per pagare il debito. E quando si comprano gli euro, e questo mette una pressione verso il basso nei confronti della lira. Now, una cosa interessante da notare è che nel mondo di oggi sembra che tutti i paesi vogliono che la propria valuta vada giù. E questa è una cosa un po' strana. China wants its currency to go down. Per esempio, la Cina vuole che la propria valuta cali. And the US wants its dollar to go down. E gli Stati Uniti vogliono che il dollaro vada giù. And they're in a big fight over who gets to let their currency go down. E allora si trovano, diciamo, a scontrarsi su chi riesce a fare calare di più la propria valuta. Switzerland wants their currency to go down against the euro. Per esempio, la Svizzera vuole che la propria valuta vada giù rispetto all'euro. Hanno comprato euro e vendendo franchi svizzeri per riuscire a far calare la propria valuta. Okay, so, e quindi sì, questo deve essere considerato nel contesto del periodo in cui viviamo. Se la lira italiana è considerata troppo forte, allora si possono comprare euro. Un po' come stanno facendo gli svizzeri. Se la lira è debole, si può decidere che non serve ad adempiere a scopi pubblici. Vendere la lira per comprare gli euro. Per riuscire a onorare il proprio debito. Il bene pubblico riguarda sempre comunque considerazioni contingenti, il futuro. È la stessa cosa per quello che riguarda come i privati, le aziende, le famiglie potrebbero con la nuova lira onorare il debito interno ed esterno, you know, honoring private internal and external debt still denominated in euro. Big problem? No, those will have to be honored. No, questi dovrebbero. And the private sector has something. Questi dovrebbero essere pagati. E il settore privato quindi sperimenterebbe una bancarotta. If somebody owes euro, se una persona deve degli euro and can't make the payments, e non è in grado di onorare i propri pagamenti, they declare bankruptcy. Allora dichiara bancarotta. Their debts are eliminated. E quindi i debiti vengono eliminati. They get a fresh start. E ricominciano da zero. As long as public policy, finché la politica pubblica is promoting full employment. Finché la politica pubblica promuove la piena occupazione, e tutti quelli che vogliono un posto di lavoro riescono a ottenere un buon posto con un salario che gli permetta di vivere, l'economia potrà andare bene e il futuro sarà quindi prospero. E quando si ha una propria valuta, se ritornate alla vostra valuta, potete sempre fare questo se sapete come funziona il meccanismo. Quindi, promuovendo la piena occupazione, i problemi come quelli della bancarotta, magari di qualcuno che si è sbagliato, compiuto un errore, fatto un errore di tipo finanziario nella gestione della propria azienda, is not out in the streets to die. Non si ritrova in mezzo alla strada a morire di fame, as long as he's purché able-bodied, sia in forma fisica in grado di lavorare. He can get a job, potrà trovarsi un posto di lavoro and support himself e quindi mantenere se stesso e la propria famiglia. Gli anziani, gli infermi, quelli che non sono in grado di lavorare. Allora, questo è un altro paio di maniche. E non c'è motivo per cui non ci si debba occupare di loro. Ci vuole l'1% della popolazione per coltivare tutti gli alimenti, cioè per produrre tutti gli alimenti necessari. It does take a lot of Italian to say something.
Ah, ci vuole molto in italiano dire una cosa così corta in inglese, delle volte succede. Less than 10% of the people. Meno del 10% delle persone. Do all the manufacturing. Fanno tutta la produzione. Any more manufacturing? This room would be filled to the ceiling with junk. Praticamente se fosse più del 10% questa sala sarebbe piena fino al soffitto di roba vecchia. The other 89% L'altro 89% delle persone are taken care of by the 11%. Si prendono cura di questo 11%. Whether they know it or not. Che lo sappiano o meno. We can afford, we only need 11% sì, abbiamo bisogno per praticamente solo dell'11% di gente che lavora, il resto si può occupare degli anziani, benissimo, si può occupare di tutte quelle persone che non sono in grado di occuparsi di se stesse. Move this through government programs. Through correct policy, e questo va tramite delle corrette politiche. The government doesn't... Il governo... This is not about the government doing qui more stiamo things. Dicendo che il governo dovrebbe fare più cose. It's about the government si having dicendo policy che il governo in place. Da mettere in atto delle politiche. When the government has a pension plan for people per over esempio, 65 years old. Il governo applica delle politiche pensionistiche per le persone di sopra di 65 anni. It doesn't do anything. Non fa nulla in realtà. It just writes checks. Scrive un assegno. You only need one person in government to do that. Praticamente ci basterebbe una persona sola al governo per farlo. All right, so when I say quando io dico quindi negli Stati Uniti, per esempio, our social security payments i nostri pagamenti pensionistici della previdenza sociale should be at a level that dovrebbero essere ad un livello sustains our seniors che sia in grado di sostenere, mantenere i nostri anziani at a level that makes us proud to be Americans. E a un livello che ci renda orgogliosi di essere americani. And I would suggest the same for Italy. E io suggerirei la stessa cosa anche per l'Italia. And that might expand e questo government ovviamente spending. Potrebbe portare a un'espansione della spesa pubblica. But not government employees. Ma non del numero dei dipendenti pubblici. With full employment, con una piena occupazione people are a scarce le persone diventano una risorsa scarsa. There is much to do. C'è molto da fare. We cannot waste them digging lo possiamo sprecare manodopera facendogli scavare delle buche e poi riempirle di nuovo. There is more to do than anyone can imagine. Ben più da fare di quanto non si possa immaginare. How many people here need a personal assistant? Quanti di voi, per esempio, avrebbero bisogno di una segretaria o un segretario? Everybody. Tutti, everybody. We can't even keep up with our emails. Praticamente non riusciamo neanche a stare dietro alle email. If everybody had enough money to hire a personal assistant, tutti avessero abbastanza soldi da potersi permettere un segretario o una segretaria, we all want one. E tutti ne vorremmo uno. Who would be the personal assistant? Chi è che farebbe il segretario o la segretaria? We wake up every morning with 100% labor shortage. Praticamente tutte le mattine con un 100% di carenza di manodopera. There's always more to do in the world than there are people to do it. Praticamente al mondo ci sono da fare molte più cose di quante persone ci siano che possano farle. And it's only been our public policy e la nostra politica pubblica that keeps 20% of us è stata solo la nostra politica pubblica che ha creato una situazione in cui il 20% di noi non lavora.